Nei precedenti articoli abbiamo scoperto i legami fra Sailor Moon e il mito di Selene ed Endimione, e quelli fra le sue prime due compagne e alcune divinità come Hermes, Apollo e Ares. Nel gruppo di guerriere di Sailor Moon ci sono altre due combattenti alla marinara che ancora mancano al nostro appello, Sailor Jupiter e Sailor Venus. Come sempre, una piccola introduzione per chi non ha seguito la serie o perché avesse bisogno di ripasso. Sailor Jupiter è la quarta guerriera ad unirsi al gruppo. Sailor Jupiter è conosciuta come guerriera del tuono e del coraggio, o come Jupiter la forza erculea. La divinità a lei legata è niente meno che Zeus, Giove. Infatti gli attacchi di Sailor Jupiter sono in larga misura basati sui fulmini e sono pertanto prevalentemente offensivi. Ci sono tuttavia anche dei chiari riferimenti al figlio di Zeus, Eracle, con cui la guerriera condivide la forza fuori dal comune. Sailor Jupiter è l'unica guerriera il cui primo attacco viene caricato non semplicemente declamandone il nome, ma tramite una sorta di preghiera al dio pianeta Giove. Nella versione italiana dell'anime storico, questa è tradotta così: Giove, accorri in mio soccorso, scatena una tempesta e dammi tutta la forza prorompente del fulmine. Soprattutto nel manga, Sailor Jupiter possiede anche poteri legati alla natura e alle piante. In Giappone Giove è il pianeta legato all'elemento del legno. Il suo talismano è una corona di foglie di quercia con l'emblema del fulmine. Proprio la quercia è una delle piante sacre a Zeus. La sua identità umana risponde al nome di Morea, Makoto nella versione originale, ed è una ragazza che si fa notare per la sua statura e per la sua forza. In diverse scene ci viene mostrato come sia capace di sostenere un combattimento contro uno o più uomini. In un episodio della serie animata, il cui tema è pattinaggio su ghiaccio, è lei a sollevare il suo partner. Sotto la sua forza erculea, Sailor Jupiter nasconde un carattere romantico e che tende, come la sua controparte divina, all'innamoramento facile. Non sono rari per Morea i colpi di fulmine. Ti ho già raccontato qualcosa dei molti amori di Zeus. Quelli della combattente a lui legata sono altrettanto numerosi e altrettanto sfortunati, e soprattutto nella serie animata non vanno mai a finire bene. Una piccola curiosità sul suo nome italiano. Nel Medioevo, la Morea era il nome con cui si identificava l'isola del Peloponneso, la regione greca in cui si trovano le città di Argo, Corinto e Sparta. Sailor Venus, che in veste umana conosciamo come Marta, Minako nella versione giapponese, è l'ultima delle cinque guerriere ad unirsi al gruppo, ma è la prima a risvegliare i suoi poteri. Infatti deriva da un precedente lavoro di Naoko Takeuchi, Sailor V, in cui la guerriera bionda era protagonista e paladina in solitaria. Sailor Venus è identificata come guerriera dell'amore e della bellezza, attributi tipici della dea Afrodite, Venere. È con questa dea che la guerriera è pienamente associata. Come Venere, Sailor Venus porta lunghi capelli biondi ed ha l'attributo della cintura, che non compare nell'anime storico. La dea dell'amore possedeva infatti una cinta in grado di rendere affascinante e irresistibile chiunque la portasse. Gli attacchi di Sailor Venus sono per lo più legati a cuori, luce e catene. Quest'oggi ci concentreremo sull'attacco noto in Italia come catena dell'amore di Venere. Perché proprio una catena? Ricercando nei miti di Afrodite, si individua una vicenda in cui è presente una catena. Si tratta dell'oggetto con cui Efesto riuscì a imprigionare lei e Ares durante l'amplesso, per scoprire il tradimento della moglie con il dio della guerra. Sailor Venus è la più forte delle quattro guerriere che accompagnano Sailor Moon, ed è per questo considerata la loro leader. È anche quella che fisicamente e caratterialmente somiglia di più alla protagonista. Marta è anche l'unica a non aver ricevuto i suoi poteri dalla gatta Luna, in quanto ha il suo gatto parlante personale, Artemis. In quanto leader, nel manga Sailor Venus viene affidata una spada sacra, che tuttavia potrebbe essere usata anche dalle altre guerriere. Tra tutte le altre guerriere, Marta stringe un rapporto particolare di amicizia con Sailor Mars, che diventa in questo modo la sua vice in comando. Proprio come nella mitologia, Venere è particolarmente legata a Marte, forse il più noto dei suoi amanti.
Un'altra piccola curiosità che lega Sailor Venus ad Afrodite. Nel manga di Sailor V viene rivelato che nel passato Venus fosse amata da un soldato del suo esercito, Adonis. La giovane tuttavia non si accorse mai dell'amore del soldato e questi finì con l'abbandonare il suo castello unendosi all'esercito di Edinion, principe terrestre. Rinato come terrestre nel XX secolo, Adonis incontrerà Sailor V come uno dei suoi avversari, ma al tempo stesso l'aiuterà nelle vesti di Kaito Ace, cavaliere mascherato per cui la giovane si prenderà una bella cotta.